per quello che facciamo costantemente tutti i giorni, per quello per cui combattiamo. Beh, oggi è una giornata, una serata un po', diciamo, per tirare le fila di tutto l'anno che abbiamo passato. È stato un anno un po' particolare, un po' per tutti, sia dal punto di vista della Lega, sia dal punto di vista dei giovani padani. A livello nazionale, come giovani padani, abbiamo di nuovo ripreso un po' di vitalità, anche grazie al rinnovo della segreteria nazionale con lo sprint che ha dato le elezioni di Riccardo Molinari, con il fatto che l'abbiamo visto sui nostri territori in più e più occasioni. Di questo non possiamo che essere felici, perché ce l'avevamo visto lungo, così come possiamo dire. E così anche Riccardo oggi, con la sua presenza qua oggi, dimostra quanto è attaccato, anche quanto è riconoscente nei confronti della terra, quella della Granda, che tanto ha dato alla Lega, al Piemonte, tanto ancora da dare, perché sempre dobbiamo sempre porci gli obiettivi sempre alti e mai fermarci sugli allori. Così deve essere anche per il movimento Giovani Padani. E dicevo che ha dato si è di nuovo ripreso a correre, di nuovo ripreso ad essere organizzato sul territorio. Sapete tutti benissimo quanto io tenga al fatto che i movimenti a livello provinciale siano organizzati così come devono essere organizzati a livello locale. L'organizzazione è fondamentale all'interno della squadra, un'organizzazione seria, un'organizzazione che ha come il rispetto della struttura come punto fondamentale. Siamo all'interno di un movimento politico con delle finalità ben precise, dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo che abbiamo davanti. Questo è quello che abbiamo portato avanti in questi mesi di lavoro, abbiamo esportato e abbiamo l'orgoglio di poter dire che dalla provincia di Cuneo è partita la riscossa a livello nazionale dei giovani. Il metodo Cuneo è andato a fare scuola in molte altre realtà che non hanno potuto avere la fortuna di essere così organizzate, di aver avuto una storia dietro, di aver avuto dei personaggi importanti come può essere quello di Alberto Brignone alla nostra guida, che ci ha insegnato tanto e tanto noi abbiamo ancora da imparare. Questo perché? Questo noi dobbiamo averlo un obiettivo ben preciso, il fatto che noi che tanti anni che siamo all'interno del movimento, che abbiamo imparato la struttura, che abbiamo imparato come rapportarci all'interno del movimento politico, dobbiamo avere ben presente che se tanta gente in questo momento entra, deve avere la stessa fortuna che abbiamo avuto noi, cioè quella di avere un insegnamento ben preciso, e noi dobbiamo sentirci in dovere di insegnare come si vive all'interno del movimento, quindi svegliarsi presto al mattino per andare a montare il gazebo e non arrivare solo dopo quando il gazebo è già montato. Quando si va a fare un evento, andare a montare anche prima, andare a fare la manovalanza, la cosiddetta manovalanza, non solo andare e sedersi come se fossimo dei semplici invitati. Questo è fondamentale da un punto di vista politico, perché la politica è fatta anche di quello, soprattutto la politica come la intendiamo noi, cioè quella di sporcarsi le mani, quella di mettersi in gioco in prima persona, quella, ahimè, a volte di rimetterci anche qualche soldino per andare a pagare l'autostrada, per mettere la benzina, per magari andare a trovare i ragazzi a spese nostre. Purtroppo è fatto anche di quello, rimetterci con gli affetti, con i familiari. Però abbiamo un obiettivo davanti, l'obiettivo è quello che ci hanno insegnato tanto tempo fa chi ci ha cresciuto in Lega, e sono quelli che rimangono sempre. La linea politica cambia, si adatta ai tempi, i valori, i quattro pilastri fondamentali della Lega Nord, quelli non cambieranno mai. Noi quelli dobbiamo tenere bene a mente e per quelli dobbiamo continuare a combattere. Non la faccio troppo lunga perché tanto un po' di disturbo e un po' di tutto il resto. Vi faccio gli auguri di buona Natale a tutti. Abbiamo una battaglia fondamentale poi per l'anno prossimo, che è quella delle elezioni, che siano amministrative, che siano politiche o che sia qualsiasi, abbiamo quelle nell'università, nelle scuole stiamo andando benissimo, faccio ancora questo piccolo passaggio qua, sulle scuole stiamo lavorando veramente bene tutti, sulle scuole abbiamo il nostro bacino più grande, potenziale, il nostro bacino potenziale più grande, così come la Lega Nord deve investire sul movimento Giovani Padani, lo sta facendo egregiamente, così il movimento Giovani Padani deve investire sulle scuole, sugli studenti, che sono il loro vivaio, che è il nostro vivaio, così come poi se investiamo bene sugli studenti, quegli studenti verranno a far parte automaticamente del movimento Giovani Padani e potranno ricostituire la struttura all'interno dell'università. È tutto una ruota che gira come una conseguenza di causa effetto che non può che fare bene al movimento e soprattutto va a rimpinguare le fila per raggiungere il prima possibile e sicuramente con delle forze i nostri obiettivi. Grazie ancora a tutti, grazie a chi è venuto da
venuto da lontano, grazie anche ad Andrea Crippa, che è sempre presente e sta dando assolutamente una grandissima mano a livello piemontese, grazie anche a Paolo De Marco, rappresentato dalla segreteria provinciale, grazie a Matteo Cagliasso che sta facendo un lavoro enorme sulla provincia di Cuneo, sono veramente contento di averlo prima di tutto come amico e secondo di tutto è una persona fidatissima all'interno della...